Nella pausa stavamo parlando con Paolo Filisetti e Matteo Bacci di com'erano i rally di una volta. Tu hai l'esperienza del gruppo B della prima metà degli anni 80, io addirittura ho l'esperienza della fine degli anni 60 con le Porsche 911, le Alpine Renault, la Fulvia KF. Quando i gruppi erano numerati. Aspettare le radiocronache, posso citarlo, tanto di Radio Monte Carlo, di Guido Rancati con la radiolina, ed ero bambino, per sapere cosa aveva fatto Sandro Munari. C'era tutto un altro mito che si portava appresso la storia dei rally. Negli anni 80 le cose cambiano, ci sono i gruppi B, definiti nuovi mostri, e adesso però è cambiata ancora, cioè il gruppo B ha importato di fatto una tecnologia rivoluzionaria, poi sono cambiate le regole, sono cambiate le normative, è migliorata la sicurezza, però ancora adesso la tecnologia ha un impatto devastante nel mondo dei rally, cosa che prima era più contenuta. Era minore, fai conto, la Porsche era una vettura che superava i 200 cavalli, la Fulvia KF arrivava a 150-160, l'Alpine Renault più o meno gli stessi cavalli, ma era molto più leggera, quindi si equiparavano le faccende. Sì, adesso no. Adesso no, assolutamente. Infatti prima, parlando con Matteo, dicevamo, c'è sempre la doppia filosofia, ovvero quella del purista sportivo e quella del purista tecnico. Indubbiamente a me l'idea del gruppo B affascinava, perché vedi queste macchine che erano delle macchine tra virgolette da strada, ma in realtà erano delle Formula 1, se possiamo dire, messe in strada con una carrozzeria che non corrispondeva a quello che c'era sotto. Sicuramente difficilissime da guidare, ma tu vedevi che c'era proprio sperimentazione portata al limite e vedevi in strada delle prestazioni monstre con 400-500 cavalli. No, ma poi non c'era l'uniformità. Non c'era uniformità. Ognuno c'era il motore turbo, c'era il 4 esatto. cilindri, il 6 cilindri, il 1600, il 1800, mentre oggi i regolamenti sono molto più, cioè mettono dei paletti molto più rigidi. Assolutamente. E lì magari l'ingegnere vince chi è più astuto, chi è più bravo a limare un po' come la Formula 1, sì, nelle pieghe del regolamento. Dei costi più elevati, certo. Posso da dire questo. Assolutamente. Sicuramente la varietà tecnica ed estetica anche della tipologia di vettura era migliore negli anni 80. Ricordiamoci allora l'Audi 4 che è stata capostipite, poi il Deltona S4 e poi il Peugeot Turbo 16, la cui versione stradale io ho avuto la fortuna di avere per una settimana, e mi ricordo che si andava in quinta marcia in autostrada telefonando e si era sempre al limitatore, non ti dico quanto consumava. Poi è arrivata la Ford con l'RS 200 che di fatto era un coupé a motore posteriore centrale ed era pazzesca, e si è rivista il Rally Legend. Poi è arrivata la MG Metro che era inguidabile perché aveva pazzesca. Più potenza che telaio. Legate a telaio. Brutti ricordi poi, macchine legate un po' tutte a brutti ricordi. Sì, perché con la Ford ebbe un grandissimo incidente anche un pilota di Formula 1, Mark Surer, che rischiò la vita e si ustionò. No, ma poi in Portogallo l'incidente... Quello è costato la vita a tante persone nel pubblico. A tante persone, poi ricordiamo i tanti incidenti dei gruppi B. È stata una parentesi molto triste dell'automobilismo. Andiamo avanti, eravamo su Sebastian Loeb, prossimo protagonista. Si può dire pian pianin mal va? Ma insomma, mica tanto pianino. No, dico, pianino, attenzione. Avendo corso in macchina, so che anche quando si va piano, si va forte. Cioè, nel senso, questi sono campioni. No, anche perché comunque lui è arrivato terzo, Mads Osberg. Qua aveva fatto secondo in passato. È una gara che comunque gli piace. È un pilota del nord. Diciamo, più che altro, da analizzare questi giovani di casa Ford, che Ford M Sport, perché Ford ufficialmente non appoggia il programma di quest'anno nel campionato del mondo rally. Di necessità virtù, Malcolm Wilson ha raccolto un po' di piloti paganti, però piloti paganti che comunque vanno forte.
perché insomma, Östberg ha oltretutto in questa gara avuto 30 secondi di penalità, ha chiuso comunque in terza posizione. Abbastanza vicino a Loeb. Sì, se togliamo la penalità. Leviamo la penalità. Sì, di fatto sì, una penalità che per un controllo orario ha pagato 3 minuti di ritardo. Secondo te, a livello tecnico, questa Ford, che è abbastanza costante perché è andata molto bene anche al Rally di Monte Carlo, potrebbe diventare uno sparring partner per Volkswagen? Più pericolosa addirittura che Citroën? Ma allora, io Citroën, tolto Loeb, non ci credo molto. Lo dico proprio... Perché Hirvonen è costante, non è mai... però gli manca l'acuto. Bravo. Sordo? Sordo va forte. Va Sordo forte, è un pilota però che non... va forte, dobbiamo vederlo. Ora, erano due gare un po' anomale, le prime due. Vediamo, ora che il campionato si normalizza con terra e poco asfalto per il resto della stagione... Vediamo un po', Sordo a me piace, è sempre piaciuto, secondo me non era stato trattato bene in passato in Citroën, c'è questo ritorno, evidentemente un'iniezione di fiducia nei confronti del pilota spagnolo, spero gli possa far bene. Ti dico, io dovessi scommettere un euro, lo scommetterei più su lui che su Mikko, che purtroppo a me non è che non piace, però non lo reputo... A lui non piacciono... né Hirvonen né Latvala. Ma no, c'è una differenza fondamentale. Sì. Nel senso che Latvala, secondo me, è il pazzo, è il cavallo pazzo, va fortissimo. Ah, su questo, non ci scommetto perché andando non ha la costanza, non ha l'affidabilità fortissimo. Il contrario di Hirvonen, secondo me, che invece è un buonissimo secondo, è una buona seconda guida, è un pilota forte, non è che è un debole, però gli manca quell'occhio della tigre, quel qualcosa in più che differenzia un bravo pilota da un campione del mondo. Campione del mondo è colui che, è un fa diventare ordinario lo straordinario. Con la differenza che il Damon Hill del campionato del mondo non aveva un Ogier contro. Lui quest'anno, che in teoria si libera di Loeb, si trova contro Ogier, quindi la vedo veramente... La vedo veramente difficile. Sì, senza considerare che Ogier poi ha una macchina e ha una struttura che è in grado di aiutarlo. Io proprio parlo per di Ogier e parli di Loeb, parlo del pacchetto. Di Volkswagen. Andiamo con gli altri protagonisti che ci hai selezionato. Bimbini crescono. Sì, questo tanti si chiederanno. Dai, raccontami la storia di questo ragazzino. Tanti si chiederanno chi è, perché di fatto ce lo siamo chiesti tutti, anche la scorsa puntata. Dopo lo shakedown aveva ottenuto il quarto posto. E quel quarto posto lo ha mantenuto fino a che purtroppo il motore della sua Fiesta non ha deciso di fermarsi nell'inizio della seconda tappa di sabato mattina. Purtroppo ha dovuto alzare bandiera bianca. È un ragazzo giovane, 22 anni, giocava in casa, però comunque sia, giocare in casa e fare i tempi di Ogier, Loeb e compagnia bella non è cosa... Lo rivedremo? Tutti. No. Non si sa, purtroppo questo non si sa. Sai, i piloti paganti vanno molto giorno per giorno. Però è bella l'idea della... Non sono wild card tecnicamente, però di fatto sono delle wild card. Perché certo, un pilota che investe tanto di tasca propria per provare a far bene, mettersi in mostra, c'è riuscito. Cioè, comunque sia, oggi sappiamo chi è Tiedemann, sperando che si pronunci così. Sarebbe bello dare... Ti domande chi è. Ecco. Ce lo siamo domandati tutti. Sarebbe bello dare delle possibilità di wild card, cioè disputare un gran premio anche in Formula 1. Un tempo accadeva, è innegabile, grazie anche a molti piloti che avevano delle doti economiche superiori ad altri, quindi le classiche valigie le portavano nelle squadre, però da questi poi sono nati dei piloti importanti. Ricordiamoci ad esempio gli inizi di carriera di un pluricampione del mondo come Nelson Piquet. Nelson Piquet arrivò tutto sommato pagando con una McLaren privata. Lo stesso Gilles Villeneuve arrivò, non pagava lui che non aveva una lira, però pagava lì lo sponsor
con una McLaren che comunque era semi-ufficiale, era una terza vettura, certo. Per non parlare poi dei casi anche pittorieschi, il nostro amico G-Max Carlo Franchi che si presentò al Gran Premio d'Italia a Monza a 50 anni suonati, insomma c'era anche un certo fascino, o i piloti inglesi che si presentavano un po' come questi nordici ai Gran Premi di Brands Hatch e di Silverstone con delle vetture autocostruite, la Lech per David Purley, la Linkar per Nicholson che poi è diventato uno dei più grandi preparatori di motori, sì. Cosworth, insomma era tutto un altro fascino. Adesso invece col patto della Concordia, stabilizzato su due vetture, è tutto blindato e quindi non si dà l'opportunità, sì, nemmeno ai giovani di dire beh, provo. Anche se poi l'ingresso in Formula 1 di piloti che ad esempio non avessero neanche la superlicenza, abbiamo visto che viene molto velocizzato nel momento in cui l'accordo, sì, viene trovato, perché appunto vedi il pilota che oramai ha firmato l'accordo con la squadra, non ha la superlicenza, allora gli devi fare le classiche 50 miglia o 50, sì, chilometri di test per vedere se è in grado di guidare una Formula 1, che è una cosa anche abbastanza ridicola perché non gli fai provare le partenze, insomma la sicurezza è molto relativa, però insomma, questo è il regolamento attuale. Però secondo me potremmo anche prendere esempio dal mondo dei rally, anche perché concordo pienamente. Allora la Ferrari vorrebbe la terza vettura, è chiaro che dietro c'è anche un ragionamento economico, perché con la terza vettura mettiamo data in gestione, guadagno come squadra, però va bene, ci sta, perché il denaro circola. Per esempio, Guido, un'altra cosa che secondo me in Formula 1 potrebbe ampliare un po' il parco partenze, comunque agevolare i team minori, che era un discorso che avevamo fatto con Paolo, sì, un po' di tempo fa, fuori dalle telecamere, mm-hmm, è il fatto che purtroppo in Formula 1 è vietato, io non lo sapevo essendo, sai, sì, dell'altra parte, è vietata la vendita dei telai, eh sì, ad altri la, team, no? È la terza macchina, la, sì, Ferrari, c'è da dire, si sta, del team, che era un po' il discorso di Toro si sta Rosso, battendo per poter fare questo, certo, anche se non ha dei precedenti felicissimi, basta ricordare il caso della 312T della scuderia Everest, una corsa fuori campionato, anzi due corse fuori campionato, erano i due gran premi liberi che si disputavano prima della stagione europea a Brands Hatch e a Silverstone con Martini, che non era Pierluigi Martini ma era lo zio di Pierluigi Martini, poi le macchine riprese indietro dopo essere state anche danneggiate. Vedi com'era, c'era forse, dall'antico possiamo imparare. Sempre. Senti, chiudiamo, dimmi, il discorso. Chiudiamo mondiale, il discorso del mondiale tutti svedese. Tutti penseranno una vittoria e un secondo posto, una vittoria e un secondo posto, pari punti fra Loeb e Ogier. Invece no. No. Perché? E invece no, perché Ogier, non contento di aver vinto la gara, ha vinto anche la Power Stage, che è l'ultima prova speciale della gara, che vale 3 punti. Lo tre so. Punti, 2 punti, 1 punto. E quindi io e Paolo lo sappiamo perché confidiamo, giochiamo anche a VRC Rally al giochino. Di tutto facciamo. E mi stavi appunto dicendo che anche te hai battuto Loeb in Svezia, quindi alla grande, alla grande, sono in testa al mondiale, le prime 4 gare le ho, no, adesso però ho il Portogallo dove non vado notoriamente, scusate, okay, questa torniamo, parentesi a meno, torniamo alla realtà. Alla classifica, dicevamo, quindi Ogier in testa con 46 punti, Loeb 43, terza posizione per Mads Hosberg, quindi come vedi, sì, ci siamo. Va piano ma va. E fra i team è lotta fra Citroën e Volkswagen, 57 punti per i francesi, 55 per i tedeschi, insomma un bel campionato, è partito benissimo, speriamo che continui così questa lotta, questo testa a testa fra Volkswagen e Citroën, no? Ed è partita benissimo anche l'avventura della Formula 1 secondo me, perché quest'anno, certo, io credo ci sarà da divertirsi molto più delle stagioni precedenti, poi adesso i primi 3 Gran Premi si faranno mettiamo a dormire, però da quello che si vede la Ferrari che comunque sarà veloce secondo me anche a Barcellona, la Red Bull che fa paura per la costanza di prestazioni un po' come la McLaren, la Lotus che è lì che sta mettendo il nasino nelle posizioni più importanti, insomma potrebbe essere aperto. È una stagione molto interessante alle porte. Allora la Ferrari, l'abbiamo già detto, è assolutamente in ripresa rispetto all'anno scorso, sta mettendo a punto tutte quelle che erano quei difetti riscontrati
sulla F2012 e che invece adesso sulla F138 li stanno proprio calibrando. La McLaren è la macchina in questo momento più a puntino, è quella che ha rivoluzionato di più la vettura dello scorso anno, ma che ha il, non il dubbio, ma comunque la certezza di avere una squadra quasi giovane, con un Jenson Button accreditatissimo e con grande esperienza, e un Perez che ha voglia di farsi notare. Ne riparleremo dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.